Chiedo scusa per il ritardo, signora. Nina Martini. E questa bella bambina chi è? Caterina. Lei ha un contratto per una sostituzione estiva, però se avrà lavorato bene a fine estate non escludo che possa essere assunta. Grazie. Non sarà una gran cosa, però ferie, tredicesima, stipendio, la casa, la campagna. Voglio solo riassestarmi un attimo. Buongiorno, signora Martini. Il dottor Torri vorrebbe vederla domani dopo il turno nel suo ufficio. Lei vuole vedermi? Nessuno ti obbliga. Perché non me l'hai detto che era un figlio di puttana? Giuro che se non scappavo mi si scopava. No, no, è vero, se tu non vuoi lui non fa niente. Alina, non l'hai detto come funzionano quelle cose la tua amica? Nina, c'è il direttore che la vuole vedere. Mi riferiscono che lei va in giro a raccontare delle cose gravi sul mio conto. Chi gliel'ha detto? Non hanno ragione loro, ho ragione io. C'è questo del sindacato sulle molestie. Una volta li chiamavano complimenti. Perché te ne sei andata dal baratta all'improvviso? Il baratta bisogna starsene zitto. Perché Don Ferrari non dice niente? E tu perché non dici niente? La verità bisogna la dimostrarla prima o poi al giudice. E gli altri? Tutti con lei? Tutti a sostenerla? Non credo proprio. Ma cosa ti è venuto in mente? Tu sei venuta qui a rovinarci le vite, no? Quando ci è scappato tutto di mano. Denuncio quei maiali. Se non faccio niente, perdo senza neanche combattere. Ma sta tranquillo, so quello che faccio. In questo caso perché penso di farvi vincere. Non sarà facile. Ci vorrà tempo, lavoro e tanta forza. Ma possiamo farcela.